Via Pisacane, il calvario dei suoi residenti ed operatori commerciali si è ripetuto anche questa volta. Domenica mattina, poche ore di pioggia battente, un acquazzone estivo in piena regola con un'intensità un po' a singhiozzo, tra l'altro, nessuna bomba d'acqua o cataclisma meteorologico, hanno trasformato la strada ed il sottopasso del Lido in laghi artificiali in piena città. Se basta una pioggia, seppur intensa, di fine estate, a mandare in tilt intere porzioni di città, le solite arcinote, tra l'altro, non solo per i poveri sventurati residenti, ma anche agli amministratori, sia attuali che passati, vuol dire che il problema c'era, c'è e che nessuno se ne fa carico. Alcuni residenti, come il signor Paolo, raggiunti al telefono, si dichiarano esasperati. Che cosa aspettano dal comune per farla finita con questo schifo? Che venga il Messia a dividere le acque? Noi non riusciamo nemmeno ad uscire di casa quando si allaga la strada. È una vergogna, conclude il signor Paolo. Chiusa per ragioni di sicurezza anche la superstrada all'altezza di Tre Ponti, ma anche a Centinarola e dal Vallato, seppur con intensità minore, si sono verificati gli stessi inconvenienti domenica mattina e domenica pomeriggio. Vigili del fuoco e polizia municipale insieme ad ASET in azione tutta la domenica per ridurre i disagi, per i quali ora le forze politiche d'opposizione chiederanno conto in consiglio comunale. Ma sicuramente ci appaiono veramente molto strani questi allagamenti in quasi tutte le zone della città, anche perché da due anni a questa parte ogni anno la ex Rincicoti e oggi CM Iesi hanno 70.000 euro all'anno e lo avranno anche per i prossimi 8 anni, 70.000 euro per pulire appunto le caditoie e i tombini della città di Fano, proprio per evitare gli allagamenti durante appunto le forti piogge. Ecco, noi ci chiediamo, ma questa operazione della pulizia è stata fatta? C'è qualcuno che controlla? Perché tutti questi allagamenti sono veramente, diciamo, anomali rispetto al lavoro che dovrebbe essere stato fatto. Quindi noi faremo un'interrogazione in Consiglio Comunale e a brevissimo un accesso agli atti per capire chi controlla e se tutti questi lavori sono stati fatti.